Awanagan, amici amiche, e benvenuti a questa nuova puntata qui su House of Lord. Io sono Lord Kiko e questo è The Cursed Forest. Questo gioco, prima di cominciare, volevo dirvi che è stato sviluppato da un ragazzo, un signore, con il CryEngine, ragazzi, quindi il motore di Far Cry. Ricordo che questo gioco è totalmente gratuito, in quanto la licenza per poter vendere videogiochi fatti col CryEngine costa la bellezza di 1.200.000 dollari, quindi devo dire che in pochi se lo possono permettere, veramente in pochissimi. La grafica è pazzesca perché il motore di resa grafico è veramente eccezionale e tanti tanti complimenti, speriamo che questo ragazzo, signore, abbia successo, un giorno si possa permettere di non solo avere la possibilità di comprare la licenza, ma addirittura di avere una sua software house, insomma. Quindi entriamo nel magico mondo della foresta con i funghetti magici, gli gnomi, le fate, gli elfi. Non credo ci saranno, ma io ci spero sempre. E la Madonna che spattafiata, lo disa. Allora, vi faccio un po' il sunto, visto che mi sono già letto un po' il tutto. Almeno sono arrivato soltanto qua a leggermi. Praticamente nostra madre il 13 agosto è tornata, abbiamo ricevuto questa notizia, la nostra madre è tornata in città per un malore al cuore, noi ci siamo fiondati da lei, ma cosa abbiamo fatto? Per risparmiare tempo siamo passati da una zona che molti dicono sia infestata, maledetta, e ovviamente noi come dei deficienti, cosa abbiamo fatto? Per risparmiare quei 5 minuti e non prendere l'autostrada, ci siamo fiondati su questa strada qua, solo che a un certo punto l'auto elettrica, anche qui potevamo avere un diesel, invece no, l'auto elettrica si è fermata, il cielo è cambiato, c'era il sole, poi nevicava, poi pioveva, poi c'era la nebbia, insomma ci siamo trovati qui, a un certo punto è apparso una specie di quello che potrebbe essere un camoscio o una figura umana tipo l'uomo nero. Non l'abbiamo investita giustamente perché pensavamo fosse un bambino che giocava sulla strada, invece ci siamo schiantati come è buona cosa fare, siamo finiti in un fosso e giusto per mettere la ciliegina sulla torta ci siamo anche ritrovati al nostro risveglio sulla collina, quindi in tutt'altro posto. Awanagana, tanta roba quando si dice che bella giornata di merda. Allora, vediamo un po', la grafica è spaziale. Qui tra l'altro abbiamo avuto anche il tempo di accenderci un fuoco da buoni Boy Scout, varie casse inutili. Ragazzi, siamo sulla Via Crucis. Cos'è quest'ombra qua? Non ci credo, che figata assurda, c'abbiamo l'ombra. Siamo come Peter Pan, solo che non ci è scappata l'ombra, ma fa quello, minchia. Figata. Vabbè, ok, accendiamo un cero sperando di non incontrare brutte persone. Ah, cioè, abbiamo anche avuto l'occasione di farci una bevutina. Vabbè, allora, devo dire che il posto è molto invitante. Possiamo saltare, ma non possiamo scavalcare una roccia, ragazzi. Quindi, inutilità. Qui c'è una specie di mulinello d'aria. Vediamo se riusciamo ad arrivare al cielo. No, è troppo poco potente. Ok. La grafica è qualcosa di epico, ragazzi. Non ci sono molti settaggi se non solo basati sulla risoluzione del monitor, ma non ha bisogno di ulteriori commenti. Guardate voi che cazzo di posto. Tra l'altro volevo dirvi che i suoni li ha presi da diversi giochi, tra cui Silent Hill, Metro Last Light, Skyrim, SWAT 4 e altri, adesso non mi ricordo, non me li ricordo più comunque. Tanta roba, ragazzi, siamo già arrivati a un bivio. Là c'è una luce e una capanna, quindi mi dà senso di sicurezza, ma anche no. E da questa parte invece il nulla, verso l'infinito e il bosco. Ok, andiamo innanzitutto a perlustrare in casa per vedere se c'è qualcosa da rubare. Allora, qua un altro bivio. No, 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 andiamo in casa, ragazzi. Spero di non prendermi cagotti allucinanti. Qua qualcun altro ha bivaccato. Questa è la foresta dei Boy Scout. Bello, la legnaia. Qua c'è qualcosa da prendere. Non c'è un cazzo. Ah, beh, trovare dei pesci. Read to note.
Trovare dei pesci nel bosco, tanta roba, ragazzi. Degno del Capitan Findus. E l'altro l'avevo, ero riuscito a tradurlo. Questo non lo so se riuscirò. Horrible. Vabbè, ragazzi, traducetevelo voi. Vi lascio, ecco, magari mettete in stop. Comunque saranno scritte su delle puttanate. Deve essere la spesa fatta nei diversi giorni, tra cui appunto due pesci e... Ok, un bellissimo letto dove ci hanno fatto di tutto e di più, ragazzi. Vabbè, direi di proseguire a questo punto. Si può correre? Ma che? Vabbè, andiamo giù di qua, ragazzi. Andiamo giù di qua e stiamo bene attenti a dove mettiamo i piedi. La madò. Vabbè, dai, svoltiamo a destra. So già che adesso mi spunterà davanti qualcosa. Mi sento stranamente osservato, ragazzi. Perché qua sta correndo? Che cazzo è quella roba là? Ma porca va... brutto presentimento. Cos'è quella roba lì? Una pietra... Bene. Bene. Cosa abbiamo qua? Pick up, bon. Vediamo un po' un pezzo di mano, piacere. Che succede? Non è che adesso esce qualcuno? Un bancale, bellissimo. Al lavoro ne ho tanti di bancali. Ti ho visto! Brutto stronzo, ti ho visto! Eh no, allora mi nascondo anch'io, Giochiamo a nascondino. Minchia, sto entrando direttamente nell'albero, ragazzi. So già che mi sbucherai fuori da... Guarda, mi preparo lo spavento. Mi preparo psicologicamente lo spavento. Dai, saltelliamo, saltelliamo. Madonna mia, mi sto già cagando addosso. Cosa sono queste urla? Guarda che se mi fai uno scherzo ti... Che ca... Ma vaffanculo la mia ombra, ma porca vacca, ma non la puoi perdere come Peter Pan. Ok, c'è la modalità abbassati, ma la modalità corsa non c'è. Beh, andiamo giù di qua. Uff, sempre le solite stronzate da gioco horror. Nel bosco, da soli, e certo, senza neanche il cellulare. Ragazzi, c'è un gabinetto. C'è un gabinetto. Beh, qualcuno è occupato? Vabbè. Ci andremo dopo, tanto intanto non mi scappa qua. Legna dentro. Ma che cazzo? Ma chi è che c'è dentro che mi butta? Modalità vedetta, ragazzi. Un pontile, bene. E una barca, che ovviamente non si può... Cos'è sta roba qua? Buongiorno, vieni qua che ti schiaccio. Bello, cos'è sta roba qua? Come mai? Non è che magari mi sta osservando lo stronzo? Dove sei? Una barca che non si può usare, ovviamente. E là c'è qualcosa, quindi direi che con tuffo olimpionico ci buttiamo dentro lo stagno. E vai lì. Ok, vai. La madonna che salti, ragazzi, siamo dei... Pick up, ok. Siamo meglio dei delfini. Qui si può continuare di là. Ho bisogno di tornare indietro. Vabbè, dai, torniamo indietro. Che cazzo è? Ma che cazzo? Perché ci è venuto incontro sto stronzo? Ma perché ci sono figure nere nel bosco? Cazzo, io preferivo i folletti e le fate, guarda. Guarda, se mi fai uno scherzo, giuro che ti infilo un pino su per il sedere. Allora, vediamo innanzitutto modalità avvoltoio per vedere se mi sta spiando dall'alto. Ma che... Ecco... Brutto... Ti ho visto, eh? Ho visto, brutto pezzo di... Beh, ovviamente avrai poteri. Infatti si è nascosto, È il fratello dello Slenderman, ragazzi. Qua ho perso anche la strada. Vabbè, vaffanculo, cazzo, vai via dentro lì, via. Un altro pezzo di osso? Sì. Questo glielo diamo al cane. Che è? Ho sentito degli scricchioli.
brutto pezzo di... Vabbè, direi di cambiare direzione. Tanto questo ce lo troviamo davanti comunque, ragazzi. So già come andrà a finire la solfa. Questo ce lo ritroviamo davanti. Eccolo là! Ragazzi, c'ha due fari al posto degli occhi. Sì, sì, no, è inutile, guarda. E si nasconde dietro gli alberi. Madonna, guarda. Se ci avessi la mia squadra demolizioni, avresti poco te da nasconderti dietro gli alberi. Oh, ah! Porca vacca, brutto pezzo di stronzo. Che così è uscito, sembrava un cazzo di cartonato di quelli dove devi fare il tiro a segno. Sì, ma ti tiro io, cazzo, adesso. Due centroni sul muso. Ragazzi, ma chi è quel pazzo che si fa a costruire la casa in mezzo a sto bosco qua, maledetto? Cioè, solo un pirla potrebbe abitare in un posto così. Qua c'è un altro, ragazzi, qua i falò non mancano, comunque. Se volete un falò qua in questo posto non manca un altro cesso. Madonna, è libero, ragazzi, adesso mi faccio una bella pisciata come si deve. Ma porca puttanazza! Ma un po' me l'aspettavo, un po' me l'aspettavo. Sì, però, se stai facendo le tue robe, stronzone, chiudi la porta, cazzarola. Così almeno so che è occupato e non mi fai prendere certi colpi. Qua altri cassonetti e bancali, ragazzi. Qui. Cos'era? Ti ho visto, ho visto un'ombra sudicia sulla parete. E non era la mia. Ragazzi, non era la mia. Un'altra notte, vediamo qua. Oh Dio, cosa ho fatto? Cosa ho evocato? What we expect, ma la mia moglie è fuori di testa. Oh Maria, ti amo. Perdonami, forgive me for everything. Perdonami di tutto, che cazzo... Ma perché la gente va nei boschi a evocare strane cose? Cazzo, non si può stare a casa a vedere una partita o andare al cinema o al teatro o anche a fanculo, no? Devono andare nei boschi a rompere il cazzo a entità strane. Sembra poi, tra l'altro, la trama di della casa di Sam Raimi, comunque. Ok, vediamo. Guarda, giuro che... Chi c'è qua? Nessuno. Qui c'è qualcosa da prendere sul tavolo. Pick up stone. Furbetto, ti ho visto, è inutile che mi guardi. Guarda, io quasi mi metto sul letto. Perché qua la luce si è? Guarda, hai cagato? Hai pisciato? Beh, allora stai lì e no, via, scappiamo. Guarda col cazzo che vengo a vederti dove sei. Sì, stai pure in casa. Allora noi ci fermiamo qui. Mi metto qua davanti a sto pokerello, ragazzi, a scaldarmi. Sì, stai lì che è meglio. Bene, ragazzuoli, niente, questo è The Cursed Forest. Spero che il gioco vi sia piaciuto. A me sta facendo impazzire, ragazzi. Ok, l'ha già fatto FaviJ prima di me. Lui, non so, trova ste esclusive o ha una, non lo so, un'agenzia che gli comunica i giochi appena usciti. Spero il prossimo indie horror di beccare il e di farlo prima di tutti, ragazzi, comunque, per averlo esclusiva, a parte gli scherzi. Comunque, fatemi sapere, ragazzi, lasciatemi almeno, ma dico almeno 10 mi piace per questo indie horror, ne voglio almeno 10 da voi. Restate come sempre sintonizzati e a Wanagana! Riesci a farvelo fuori, guarda, sei grande, dai, non è che poi 56 riesci a farvelo fuori. Porca vacca, ma continui a mancare, ma che schifo, cazzo. Per fortuna...